Buonasera, ciao a tutti, Mario De Lucia, DJ Eventi Roma. Questo messaggio di stasera in particolare è rivolto agli sposi per il loro futuro matrimonio, perché voglio raccontarvi la soluzione che abbiamo offerto oggi per questo evento. Ci troviamo in Toscana, quindi siamo partiti da Roma oggi pomeriggio e siamo arrivati nel tardo pomeriggio. Il DJ set si svolgerà nel dopocena e quindi comunque siamo arrivati con largo anticipo per poter allestire tutto, cambiarci con calma, fare le prove del caso. Allora, la soluzione che abbiamo offerto oggi agli sposi, perché è questo di cui parlo sempre, cioè offrire soluzioni, non parlare di caratteristiche, di prodotti, non parlare subito di prezzo, ma parlare di soluzioni. Quindi mi sono fatto raccontare come si sarebbe svolto il loro evento, quello che loro volevano, che cosa desideravano. E in questo caso mi hanno detto che durante l'aperitivo e durante la cena non volevano nessun tipo di accompagnamento e nessun tipo di musica, perché preferivano godersi il posto nella totale assoluta tranquillità, mentre per il dopo cena volevano divertirsi, ballare e scatenarsi con la musica e l'open bar, che adesso vi faccio vedere. Guardate, qui abbiamo allestito la console e nella sala che vedete alle mie spalle laggiù ci sarà l'open bar, quindi dopo verranno qui a ballare e a bere nell'altra sala. Quindi il consiglio è quello di stato di usufruire del nostro servizio anche nel dopo cena. Ed era possibile, perché il loro dubbio fosse se il DJ dovesse essere per forza ingaggiato per tutto l'evento o soltanto nella parte successiva. Quindi assolutamente gli abbiamo risposto di sì, quindi era possibile ingaggiare il DJ soltanto nella parte successiva, quindi nel post cena, e non necessariamente per tutto l'evento, usufruendo così del nostro servizio soltanto dopo e potendo ballare e scatenarsi nella parte successiva. Quindi la prima parte per chiacchierare nella massima tranquillità, la parte dopo, quella che avverrà tra poco, per ballare, divertirsi e scaricare un pochettino così le tensioni della giornata. Quindi ecco dove viene la differenza magari tra noi e altri fornitori, che non parliamo subito di prezzo, ma parliamo di soluzione, quindi ascoltiamo quelle che sono le vostre richieste, capiamo la logistica del matrimonio, perché quello che ripeto sempre è che ogni matrimonio è diverso da un altro, ci sono tantissime variabili da considerare. E soprattutto ci sono tantissime soluzioni che si possono proporre e che si possono adattare, come in questo caso, dove si voleva il DJ soltanto per la parte successiva fino a tarda notte. Ok? Quindi affidatevi sempre a professionisti che non parlino subito di prezzo, ma che ascoltino prima di tutto le vostre richieste, cercano di capire quello che volete e soprattutto se sono in linea con le vostre richieste e con quello che volete voi. Ok? Poi a breve ci vedremo per altri video e altri suggerimenti. Ciao a tutti!